accese per l'ultima volta in questo campionato al Pala Alto Gusto di Olbia, dove la Golem cerca i punti necessari per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Battere il Barricalla con legno questo pomeriggio consentirebbe di ottenere la certezza matematica della permanenza nella categoria, a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti, a cominciare da Perugia e Marsala, che hanno vista rinviata la sfida di mercoledì al Palabellina per impraticabilità del campo invaso dalla pioggia. Olbia che sta avendo un ottimo rendimento interno, 4 vittorie consecutive davanti al pubblico amico contro San Giovanni in Marignano, Perugia, Ravenna e Baronissi. A fronte di questo c'è un rendimento invece esterno più difficoltoso, 4 sconfitte consecutive, l'ultima, o meglio le ultime due maturate nell'arco di una settimana, degli ultimi 7 giorni, contro Orvieto e Mondovì. La squadra a 26 punti, meno 3 su Baronissi, più 1 su Montecchio e soprattutto più 8 rispetto a Marsala. Dall'altra parte Collegno arriva dalla sconfitta per 3-7-1 contro Cuneo nel turno infrasettimanale di mercoledì, ma secondo coach Marchiaro è stata una delle più belle prestazioni dell'intero campionato. La squadra è undicesima con 46 punti e nelle ultime settimane ha registrato il sorpasso in classifica da parte del Club Italia. La squadra piemontese gode tutto sommato di buona salute, infatti prima del match contro Cuneo aveva sconfitto a domicilio al tie break San Giovanni Marignano, poi successi anche su Orvieto in 5-7 e su Montecchio. Avete assistito alla presentazione delle squadre, tanto pubblico per quest'ultimo appuntamento stagionale al Pala Alto Gusto, ultima sfida interna per la Golem Olbia. Ricordiamo che la partita verrà arbitrata dai signori Giuseppe Maria Di Blasi e Stefano Caretti, partita che sta per iniziare. Ricordiamo anche la composizione di questa intera giornata di campionato: Orvieto contro Club Italia, San Giovanni Marignano contro Soverato, Perugia contro Caserta che si è giocata ieri, Brescia contro Montecchio, Trentino contro Ravenna, Baronissi contro Mondovì e Cuneo contro Marsala. Prossimo turno la Golem poi andrà a riposare, Collegno invece che riceverà sul proprio campo Chieri, uno dei tanti derby piemontesi della stagione. Va in scena sul Taraflex anche la presentazione degli starting six, con il numero 2 Aurora Poser, con il numero 4 Daniela Gobbo, con il 6 Maria Schlegel, schiacciatrice spagnola per il Barricalla Cus Collegno, poi Marta Agostinetto, Elisa Morolli e Valentina Pastorello, il libero e ovviamente Alessia Lanzini. Questo lo starting six del Barricalla Cus Collegno, guidato in panchina da Michele Marchiaro. Si tratta di una squadra neopromossa nella categoria, legata ovviamente alla realtà universitaria di Torino. Tante di queste giocatrici sono delle studentesse. E ora lo starting six di coach Pasqualino Giangrossi per la Golem Olbia. In banda Mami Uciseto al palleggio, Natasha Spinello che dovrebbe aver recuperato la forma dopo le ultime prestazioni un po' sofferenti. Il problema è sempre il solito al polso, al centro Benedetta Bartolini, l'opposto è Nicolette Sos, ancora in banda Giulia Melli e poi al centro torna dall'inizio il capitano Jenny Barazza, il libero e ovviamente Alice Barbagallo. Queste sono le protagoniste per l'inizio della partita. Manca ormai veramente poco qui al Pala Alto Gusto, 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Si augura tutto il pubblico gallurese che sia la gara nella salvezza matematica per l'Ermea, che ha atteso tanto, ha lottato per questo obiettivo e ormai è meritatamente a un passo dal traguardo. Terminate le presentazioni, ora può iniziare il gioco. Abbiamo già ricordato i nomi degli arbitri, lo facciamo nuovamente: Giuseppe Maria Di Blasi e Stefano Caretti. Ultime verifiche prima
dell'inizio della partita. Noi ne approfittiamo anche per ricordarvi che siamo in diretta su altri due fronti, il torneo delle regioni 2018, in diretta appunto dall'Abruzzo con i nostri inviati, tutte le partite delle rappresentative sarde, giovanissimi, allievi e juniores in diretta streaming, e poi anche il calcio di Serie B femminile, Sassari Torres contro Milan. E anche quella di ieri è stata una giornata molto molto intensa, sempre con il torneo delle regioni, sfide incrociate sull'asse Sardegna-Campania, ma poi anche il basket di Serie B, Fotodinamico Cagliari contro Tiber Roma, poi il combat in serata, l'Uta Fight Contest, che ha visto il titolo mondiale conquistato da Francesco De Montis nella Muay Thai, titolo VTK della categoria 86 kg. È stato messo a terra il primo punto di questa partita da parte del Barricalla Cus Collegno, che cerca di iniziare subito con ritmi alti. Al servizio c'è Elisa Morolli, palleggiatrice classe 93, in ricezione bene Giulia Melli, che poi attacca da posto 2. Il tentativo poi in contrattacco da parte di Collegno, difeso bene dalla golem, si affida al pallonetto Nicole Zos, pallonetto che però esce molto male dalla sua mano destra, e allora Collegno può avanzare ancora nel punteggio 2-0, sempre Elisa Morolli al servizio, giocatrice che aveva già avuto delle esperienze in Serie A2 prima di arrivare al Collegno, in particolare a Trento. Pallonetto stavolta perfetto, chirurgico per capitan Jenny Barazza, che ha parlato alla vigilia di questo incontro, mi ha detto si aspetta il supporto del pubblico e soprattutto vuole ringraziare il pubblico olbiese con una vittoria, vuole congedarsi in questo modo Jenny Barazza, ma tutta l'Ermea che deve però subire il terzo punto, il suo bel attacco da parte di Collegno con il pallone che si spegne all'interno del campo rosa. Dunque subito determinato questo avvio di partita da parte del Barricalla. Ora Poser al servizio, palla smorzata dal nastro, primo tempo vincente ancora Jenny Barazza, che permette alla golem di accorciare sul meno 1, 3-2. Già due punti messi a terra dal capitano, che ora si prepara al servizio. Problemi alla schiena per lei, ma ora ha recuperato, non sente più dolore, anche se ovviamente la condizione fisica non è ancora al top, cercherà di migliorare in vista degli ultimi appuntamenti stagionali. Uciseto bene a difendere su questo pallone, poi l'attacco dalla seconda linea di Melli, difeso il Barricalla che si affida all'attacco da posto 4 di Schlegel, cerca la diagonale stretta, il pallone però è out, ma c'era l'invasione, allora Collegno si porta sul 4-2, questo è il punteggio, il primo set è iniziato da pochissimo, ancora un impegno casalingo dell'Ermea in diretta su Diretta Sport. Barbagallo in ricezione, poi Uciseto, pallone difeso, Morolli va da Schlegel, schiacciata out per la giocatrice spagnola, nazionale iberica. Allora si prosegue in questa fase di punto a punto con inizio di partita equilibrato. Collegno ha provato subito ad allungare, a portarsi sul 3-1, l'Ermea però sempre lì a contatto. Nicole Zos, schiacciatrice ungherese dell'Ermea, è andata al servizio. Morolli va a cercare ancora Schlegel, Sos in qualche modo, poi ci arriva Barbagallo, Uciseto offre la free ball, Morolli per il primo tempo da parte di Pastorello, c'è il muro della golem, Schlegel manda dall'altra parte, poi il pallonetto cercato da Bartolini, ci arriva Morolli, offerta un'altra free ball, Barbagallo, spinello, la fast, Bartolini difende molto molto bene Morolli, allora ci riprova Collegno, c'è Giulia Melli, però allora Nicole Zos out, la sbracciata della schiacciatrice dell'opposto, meglio di nazionalità ungherese, e allora 5-3, sempre più 2 Barricalla Cus Collegno, mentre al servizio va Marta Agostinetto,
ex Battistelli San Giovanni in Marignano, oltre che Fenera Chieri. Ancora una fast per Benedetta Bartolini, stavolta c'è il money out. Per me attorna sul meno 1, 5 a 4. Al servizio Mani Uccisetto. E ora Mami Uccisetto al servizio. Morolli, anche qui giocata la fast molto bene per Pastorello. Bell'attacco qui da parte della formazione piemontese, che ritrova il più 2, 6 a 4. Coach Giangrossi non è contento di quanto fatto vedere i fondamentali di difesa dalla sua squadra. Scuote la testa, va a dire qualcosa al suo vice Patrizio Okeciuku. Schlegel al servizio sempre su Barbagallo, ancora l'attacco in fast di Bartolini, difende molto bene Lanzini, poi manda dall'altra parte Agostinetto, la Golem che si affida ancora a Benedetta Bartolini e fa bene la Golem, le centrali di casa sugli scudi in questo avvio di partita, prima Barazza, poi Bartolini con due punti a stretto giro di posta, mentre al servizio c'è Cristina Murru, suo pallone sulla rete però, errore in battuta, il primo di questa partita in casa Golem Olbia. Prosegue questo elastico, più 2 più 1, sempre però in favore di Collegno, la Golem è lì a contatto, non riesce a sopravanzare le avversarie, però vanno in battuta con Valentina Pastorello, il suo pallone sempre su Barbagallo da posto 4, diagonale stretta di Giulia Melli, è stata però difesa bene da Collegno, il pallone mandato dall'altra parte, allora ci riprova la Golem sempre con il posto 4 di Melli, stavolta un lungo linea difeso da Schlegel, bene Uccisetto che arriva su questo pallone, ci riprova Melli per la terza volta consecutiva, qui la posizione del corpo non è perfetta per andare a colpire il pallone, pallone troppo lungo, più 3 Collegno per la prima volta in questo primo set, 8 a 5. Valentina Pastorello in battuta. Tra giocatrice vicentina, Melli ci ha riprovato intanto, Schlegel e poi l'attacco murato di Agostinetto. Si prova Schlegel dalla seconda linea. Pallone direttamente sulla rete, la Golem accorcia, rosicchia un punticino, si porta ancora sul meno 2, 8 a 6. Al servizio Natascia Spinello. Stavolta è il turno della palleggiatrice Natascia Spinello. Dipende ovviamente tantissimo da lei la prestazione della Golem. Ha provato l'attacco di potenza Agostinetto, una delle soluzioni sicuramente del suo repertorio, palla però out in maniera assolutamente abbondante, Golem sul meno 1, 8 a 7, ancora Natascia Spinello in battuta. Al servizio per il Collegno da numero 11, Morolli. Morolli ora in battuta dopo che Collegno ha ritrovato il più 2, una bomba sul lungo linea per Giulia Melli. C'è Barbagallo, Spinello lavora per il primo tempo di Jenny Barazza. Trova la difesa però di Collegno. Giulia Melli da posto 2, ripasticcia un po' Morolli che aveva provato ad arrivarci in qualche modo in tuffo. 9-8. Vediamo allora se arriva l'aggancio per la Golem dopo queste fasi interlocutorie del primo set. In battuta c'è Giulia Melli. Ovviamente superfluo sottolineare una volta di più quanto abbia cambiato la stagione dell'Ermea, che ha prodotto una fuga si spera vincente, chiave salvezza proprio al momento del suo arrivo. Intanto Collegno
ha trovato il punto numero 10 di questo primo set. E ora manda in battuta Aurora Poser. Barbagallo tiene in ricezione l'attacco di Sos, Poser, poi Morolli deve mandare dall'altra parte Agostinetto, Barazza, Spinello si ricostruisce, posto 4 con l'attacco di Uciseto, diagonale stretta difesa, dall'altra parte Barbagallo, Spinello torna da Uciseto, gran muro in questo caso per Gobbo. Allora Uciseto stavolta sceglie il pallonetto, che giocata per Mami Uciseto, che strappa gli applausi scroscianti del pubblico del Pala Alto Gusto. Soluzione intelligente in questo caso per Mami Uciseto, che in questa stagione ha dimostrato a tante giovani giocatrici, magari anche del vivaio della stessa Ermea, quanto si possa essere insomma delle schiacciatrici efficaci, anche potendo disporre tanti centimetri. Qualcosa da aggiustare intanto sul tabellone del punteggio. Collegno è avanti nuovamente sul più 2, 11-9. Uciseto in ricezione, Spinello per Melli, una bomba difesa però da Gobbo, Agostinetto ci arriva, Morolli va da Schlegel, murata da Sos, allora Pastorello, Morolli ancora da Schlegel, sbracciata out per la giocatrice iberica. 11-10, corretto ora il punteggio in favore del Barricalla, Cus Collegno. Questo inizio di partita e i due arbitri discutono proprio degli aggiustamenti sul tabellone del punteggio. Ora sembra essere effettivamente tutto a posto, anche se ci sono delle ulteriori verifiche da effettuare con la camera guidata dal nostro Enrico Costa. Possiamo andare anche a indugiare sul tavolo degli arbitri proprio nella zona centrale del campo sotto la nostra postazione. Pausa direi forzata al Pala Alto Gusto con ora Morolli che va a parlare con il primo arbitro, spera che ovviamente si tratti di una pausa lunga, però si va a controllare, immaginiamo tutto ciò che è successo fino a questo momento per evitare errori nel punteggio. Allora, noi dal Pala Alto Gusto ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, torneremo ovviamente non appena riprenderà il gioco. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e disbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Fornitura
fatture dirette dalle fabbriche, un lavoro in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Torniamo in diretta dal Pala Alto Gusto dopo una lunghissima discussione. Si riparte, il punteggio vede avanti il Barricalla Cus Collegno sull'11-10, confermato dunque punteggio esposto in precedenza sul tabellone. La Golem pareggia Conti con questo bel attacco dalla seconda linea, ancora Giulia Melli a mettere a terra il pallone, parità a 11. E ancora il turno in battuta di Nicolette Sos. Fa salire su Lanzini, Morolli per Agostinetto che spinge con grande astuzia questo pallone, trovando impreparata in quella posizione Nicolette Sos, non riesce con il bagger in tuffo a permettere il contrattacco poi della Golem. Nuovo vantaggio Barricalla, la Golem non è ancora riuscita a trovare la testa della partita. Attacco in fasta ancora prodigioso per Benedetta Bartolini, riprende subito il Barricalla. Al servizio Mami Uccisetto. Ora Mami Uccisetto servire verso Schlegel, Lanzini poi ancora Schlegel, tiene Barbagallo, Spinello per Bartolini che spinge questo pallone, dove c'è però Agostinetto ancora da posto 4, Schlegel, Murata, Collegno che insiste con Agostinetto, anche qui il muro a smorzare il pallone, si torna da Natascia Spinello e che muro per Morolli. 13-12, davvero equilibratissima questa partita. Collegno, ricordiamo, ben 20 punti in più rispetto all'Ermea, 46 contro 26, e ovviamente si tratta di una squadra dall'ottima caratura tecnica, in difficoltà Barbagallo in qualche modo, intanto la Golem riesce a mandare dall'altra parte il pallone, grande attacco in pasta ancora per Valentina Pastorello. 14-12, qualcosa da registrare, chiave difensiva per la Golem, le indicazioni di coach Gian Grossi ora sono tutte per Giulia Melli, mentre Maria Schlegel, classe 93, ex Aro Rioja. Melli trova la stessa Schlegel, Morolli va per l'attacco dall'altra parte di Cristina Fiorio, nuovo ingresso sul Taraflex per il Barricalla Collegno. C'era stata l'invasione in precedenza, allora Collegno sul più 3, 15-12, sempre Schlegel al servizio, Barbagallo, attacco ancora di Benedetta Bartolini, fast per lei, stavolta vincente, 15-13. E ancora il momento di Cristina Murru, un errore per lei in precedenza in battuta, lo parla comunque di un ottimo servizio, lo ha fatto vedere diverse volte nel corso di questo campionato, ancora però non nella sua giornata, viene rincuorata dal suo allenatore. Dall'altra parte si prepara Valentina Pastorello, Collegno che mantiene il più 3, 16-13, va a servire stavolta su Cisetto, attacco di Melli,
chiamata al limite, palla che viene giudicata out dal primo arbitro senza esitazioni. Se a dire il vero è arrivata dopo un secondo malapena di riflessione questa chiamata da parte appunto del primo arbitro. Per la prima volta intanto il Barricalla si è portato sul più 4 questo primo set, 17-13 il punteggio. Allora coach Giangrossi vuole andare ai ripari, va a chiamare questo time out abbastanza energico e in particolare discute con Giuliamelli questa fase sollecitata sui fondamentali di difesa che non sono il suo forte. Esaurito intanto il time out, allora si può riprendere a giocare. Vediamo se la Golem riesce a riprendere con legno che cerca la fuga decisiva in questo primo set. C'è ancora la chiamata che premia con legno. Grazia e avanza sul più 5, 18-13, chiamata un'invasione in precedenza. Sempre Pastorello al servizio, va da Uccisetto, l'attacco, il pallonetto di Sos, difeso però in maniera puntuale da Collegno, Agostinetto, poi manda dall'altra parte Schlegel, la Golem che ricostruisce con Giuliamelli, pallonetto lungo linea, un miracolo da parte di Schlegel che ha mantenuto in gioco il pallone. Il primo tempo di Barazza, Murato si rinizia da Barbagallo che va da Sos, sceglie l'attacco in diagonale, difeso però bene, poi Pastorello ancora a mettere a terra il pallone nel più 6, momento delicato per la Golem che vede ora fuggire via sul più 6 le piemontesi e vedremo, infatti arriva il time out, anzi arriverà tra qualche secondo coach Giangrossi, comunque è andato già a chiamarlo perché non è arrivata la reazione che si attendeva. Schlegel con la pipe, poi Spinello non riesce a offrire ancora alle compagne questo pallone. Collegno si porta sul 20-13, opportunamente chiamato un nuovo timeout da parte di coach Giangrossi. Break che fa male questo da parte di Collegno, lunga fino al 20-13 più 7, mette già una piccola ipoteca sul primo set qui al Pala Alto Augusto. La Golem però vuole restare sul pezzo perché deve muovere la classifica per chiudere i conti salvezza già oggi e brindare a questo risultato davanti al proprio pubblico senza aspettare poi i risultati delle dirette concorrenti. A Collegno, a differenza di alcune delle ultime avversarie incontrate dalla Golem su questo campo nelle ultime settimane, sembra aver interpretato, o meglio aver approcciato la partita con il giusto piglio. Vedremo poi come andranno avanti le cose, la partita è lunghissima, siamo solamente all'inizio. Esaurito anche questo secondo time out chiamato a Pasqualino Giangrossi, gioco che riprende sempre il turno in battuta di Pastorello, pallone smorzato dal nastro, Barazza trova l'incrocio delle linee per il 20-14. Vediamo se riesce a risalire la china allora l'Armea che ora manda in battuta Natasha Spinello. L'ex Volleyro Casal de Pazzi va da Schlegel, l'attacco in fast lungo linea cercato da Gobbo, qualche istante di incertezza, poi la chiamata, pallone out. E allora piccolo break di due punti per la Golem che cerca fiducia, soprattutto cerca di girare un po' l'inerzia dal punto di vista mentale. Di seconda Morolli non è riuscita però a sorprendere la Golem che attacca da posto 2 con Nicolet Sos. Morolli, attacco in pipe per Schlegel, ci arriva Spinello, Barbagallo per Melli, poi
trovata ancora Gob, il pallone spinto sul lungolinea, c'è Uciseto da posto 4, la diagonale di Melli, c'è arrivata Lanzini, poi Collegno non è riuscita a giocare questo pallone, Morolli non ci è arrivata per provare il contrattacco, attenzione, tre punticini in fila in uscita dal timeout per la Golem. Stavolta il timeout lo va a chiamare il coach ospite, stiamo parlando ovviamente di Michele Marchiaro, arrivato a Collegno nell'estate del 2016, 45enne coach, dunque ancora abbastanza giovane, ha guidato in Serie C l'Angelico Team Volley, ha avuto delle importanti esperienze soprattutto a livello giovanile, ben tre titoli italiani under 18 conquistati nel corso della sua carriera, lo vedete nelle immagini offerte dalla camera guidata da Enrico Costa a parlare con le sue ragazze per cercare di amministrare questo tentativo di rientro da parte della Golem, che ha subito un duro parziale dopo quella pausa primo set 16-20 forzata della gara, si è andati a controllare la veridicità del punteggio. La Golem però sta cercando di tornare, allora ancora Spinello, tacco in fast, è ancora out il lungolinea di Goppo, situazione fotocopia rispetto a quella vista in precedenza, ancora non è stata fortunata allora la centrale classe 1987, dunque una delle più esperte nelle fila del Barricalla, veste questa maglia addirittura da 5 anni. Arriva l'ok anche da parte del signor Caretti, la Golem sul meno 3, 20-17, allora 4 punti in fila, il break della Golem, Spinello su Lanzini, Morolli va da Fiorio e attacco out nonostante le proteste della squadra ospite, Fiorio chiedeva il tocco del muro che però non è arrivato secondo il primo arbitro, il signor Giuseppe Maria Di Blasi, e secondo time out a stretto giro di posta chiamato da coach Marchiaro, bella reazione per l'Ermea, sembrava staccarsi in questo primo set, ha poi trovato l'energia, la concentrazione per tornare ora sostanzialmente a contatto e rimettere in discussione tutto. Tanto vedete le immagini, anche un piacevole ritorno in casa Golem Olbia, quello di Claudia Provaroni, a lungo assente per problemi fisici. Vedremo se sarà spazio per lei la partita in corso. Natasha Spinello al servizio. Va a cercare, va a sollecitare ancora Lanzini, il primo tempo murato e la Golem è sul meno 1, 20-19, la firma è ancora di Jenny Barazza, sotto rete. Al servizio Natasha Spinello. Il suo muro vincente, 20-19, Spinello mette un po' in difficoltà Lanzini, poi ci pensa Fiorio per Collegno, questo grande attacco sulla diagonale stretta per il 21-19 Collegno. Vediamo come riesce ad assorbire questo improvviso momento di difficoltà la squadra piemontese. Morolli è andata in battuta, Barbagallo bene in ricezione da posto 4, tutta la potenza nel braccio di Nicolette Soss per il 21-20. Collegno al servizio Giulia Melli. Mentre si prepara Giulia Melli, vediamo se arriva il pallone della parità per la Golem. Ma tutta morbida su Lanzini, attacco poi di Poser, difeso molto molto bene da Alice Barbagallo, Uciseto
trova ancora il varco giusto e stavolta c'è la parità a quota 21. Pregevolissima reazione e rientro soprattutto mentale in partita per la Golem. E ora cercherà il sorpasso, sempre Melli in battuta. Stavolta su Gobbo, attacco di Agostinetto e sul rosa. Allora non riesce l'operazione sorpasso, Collegno torna avanti sul 22-21. Sarà spazio ora per Eleonora Caboni e va a rilevare Giulia Melli. Al servizio della numero 2 la schiacciatrice Aurora Poser. Aurora Poser, giovanissima, classe 98, veneta, ex Talmassons, squadra che Collegno ha battuto la finale promozione nell'ultima serie B1. Lanzini a difendere su questo pallone, l'attacco di Agostinetto, ci arriva Barbagallo, Spinello costruisce per l'attacco da posto 4 di Mami Uccisetto. Mette le cose a posto ancora la nipponica con un grande attacco. Al servizio Gini Palazza. Pallone di Barazza su Lanzini, Morolli il primo tempo, poi di Gobbo. Tiene la difesa della Golem, Sos, Morolli, poi Fiorio che va da Schlegel. Prova Barazza, Spinello cerca ancora Mami Uccisetto e allora c'è il sorpasso ora sul 23-22. Che momento per Mami Uccisetto, tutta la sua classe per ribaltare l'inerzia di questa partita. Barricalla che a un certo punto era sul 20-13 più 7 e i giochi in questo primo set sembravano fatti. Ora arrivano i palloni decisivi, qui Caboni e Spinello si disturbano a vicenda, ma l'inteso che purtroppo costa il vantaggio alla Golem. Collegno ritrova la parità a 23, mentre Gobbo si prepara per la battuta. Coach Marchiaro in panchina a dare indicazioni, il pallone di Gobbo su Caboni. In ricezione il primo tempo di Bartolini, riesce a mandare dall'altra parte Collegno, allora ricostruisce la Golem, Sos attacco out senza il tocco del muro, torna avanti Collegno 24-23 e arriva anche la palla set per la squadra di coach Marchiaro. Gobbo cerca la concentrazione per la battuta, perché ancora Caboni, Uccisetto, un pallone difficile messo a terra e ancora provvidenziale sul filo rete Mami Uccisetto allunga il pallone, proteste da parte di Collegno per, immaginiamo, una invasione, non ottengono udienza però le giocatrici ospiti. Parità 24, si va ai vantaggi. Nicolet Sos ancora in battuta. Mentre il secondo arbitro a sincerarsi di qualcosa nella zona delle panchine. Si riparte allora con il pallone di Sos. Lanzini, si arriva a Morolli per Agostinetto, il muro di Uccisetto, la palla è però out, allora Collegno avanti sul 25-24. Allora cerca di chiudere i giochi, fuori Sos, dentro Carlotta Simoncini. Dunque cambio in regia a questo punto per la Golem.
anche Marianna Iannone per cercare di tenere aperti i giochi in questo primo set. Agostinetto, il suo pallone verso Barbagallo, Simoncini, Dau, Ciseto, l'attacco difeso da Agostinetto, Lanzini, Schlegel, il muro, Bartolini, Uciseto tiene vivo, manda dall'altra parte la golem, Morolli ancora da Schlegel, attacco in diagonale, c'è Barbagallo, Simoncini per Iannone, il pallonetto dietro il muro, ma c'è Agostinetto, l'attacco poi in pipe, cercato da Collegno, Simoncini torna da Iannone, ancora fasi concitatissime, Lanzini, Schlegel, c'era arrivato il muro di Benedetta Bartolini, Agostinetto, ancora il muro di Bartolini, Schlegel trova il punto con questo attacco in diagonale che consegna il primo set al Barrichalla. Cus Collegno, dopo una gran sofferenza, riesce allora a portare a casa il primo game la squadra ospite. Noi ci prendiamo una pausa pubblicitaria dal Palo Alto Gusto, poi torniamo ovviamente in diretta sempre su Directa Sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e disbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Squadre nuovamente sul Taraflex al Palo Alto Gusto. Il Barrichalla Cus Collegno è avanti nel conto set per 1-0. Dopo aver chiuso il primo sul 26-24, la partita è assolutamente equilibrata, nonostante i 20 punti di divario. Sembra esserci un forbice, un divario tecnico così netto. Allora la golem può provarci, anche se il primo set non è andato bene. Si riparte da Natascia Spinello, che si prepara per la battuta. Va a servire
verso Schlegel, l'attacco di Fiorio trova Sos, Spinello per Uciseto, l'attacco in diagonale, Morolli è presente, Agostinetto da posto 4, Uciseto e poi il miracolo di Giulia Melli, offerta la free ball da Barbagallo, Fiorio ancora l'attacco potente in posto 6 dove c'è però Mami Uciseto, Agostinetto ci riprova, stavolta trova Barbagallo lungo la sua strada, Melli diagonale stretta sontuosa per il primo punto del secondo set per la Golem Olbia. E attesa a una crescita all'interno di questa partita, potenziale offensivo mostruoso per Giulia Melli, arrivata ricordiamo da Filottrano in Serie A1, categoria che merita per caratteristiche, le sue caratteristiche di attaccante, soprattutto di palla alta. Qui ci ha riprovato Agostinetto con il pallonetto murato, però allora Morolli aveva cercato in precedenza Poser, Schlegel, ancora Morolli e ancora Agostinetto, grande attacco qui per Marta Agostinetto, schiacciatrice originaria di Motta di Livenza in provincia di Treviso, per l'1-1 Aurora Poser. Arriva ora il suo pallone, sollecitare Barbagallo, il pallonetto di Barazza, si è arrivata comunque Agostinetto, ancora Barazza, Spinello lavora per Sos, nonostante il tentativo a muro da parte di Morolli, proprio giocando bene con le mani del muro, ha trovato il secondo punto del secondo set per la Golem. Nicolette Sos, Melli verso Lanzini, Morolli per l'attacco potente di Marta Agostinetto, ancora una volta si riparte punto a punto, così come era stato del resto larghi tratti del primo set. Uciseto in ricezione, non benissimo, Gobbo non è riuscita a mettere a terra il pallone, ancora Sos che si affida al pallonetto, Morolli da Schlegel lungo linea, difeso però da Melli, mandato dall'altra parte il pallone, Morolli, Schlegel da posto 4, trova il terzo punto per Collegno che dunque passa avanti nel punteggio. Pallone di Pastorello verso Uciseto, ancora il pallone messo giù da Mami Uciseto con un attacco dei suoi. Meno potenza nel braccio ma più astuzia, e che classe per la nipponica, la sua prima stagione solo in Italia ma in generale in Europa. Agostinetto vide invece le soluzioni di potenza, qui Barazza ci arriva, offre il pallone a Nicolet Sos, ancora Agostinetto a contenere, poi Schlegel prova il quarto punto per il Barricalla Cus Collegno, 4-3. Secondo set in corso, lo ricordiamo. Giornata anche questa ricchissima per Diretta Sport, con altre quattro dirette nella nostra domenica, protagonista in assoluto il calcio con il torneo delle regioni, sfide categoria giovanissimi allievi e juniores, Sardegna contro Umbria, poi domani sarà la volta delle sfide con Sardegna e Toscana, il calendario è sempre lo stesso. Ore 10, ore 11 e 30 e ore 16, tre appuntamenti giornalieri e poi anche gli approfondimenti in serata direttamente dal
quartier generale della selezione sarda in quella di Montesilvano. Poi ovviamente nella nostra domenica anche il calcio femminile di Serie B con la sfida tra Torres e Milan. Arriverà tanto altro anche nel weekend di Pasqua su Directa Sport, a cominciare dal basket di Serie A2 femminile. E ricordiamo che invece l'ultimo appuntamento, questo per quel che riguarda la Golem Olbia, l'ultima sfida interna. Golem che poi andrà a chiudere dopo il turno di pausa il proprio campionato in quel di Cuneo contro la formazione che attualmente è prima in classifica e che punta alla promozione nella massima divisione del volley nazionale. Prosegue questo punto a punto il muro di Bartolini sull'attacco di Gobbo. Agostinetto, ancora il muro di Bartolini, molto efficace Schlegel. Che angolo per Maria Schlegel, impreparata qui la Golem nel proprio piazzamento. Più due Barricalla. Maria Priscilla Schlegel, che è stata nazionale spagnola anche di atletica leggera e campionessa sia di salto in alto che di salto triplo, dunque atleta davvero, davvero completa. E ha conquistato anche la nazionale ovviamente nella pallavolo. È arrivato il più 3 Barricalla dopo questa infrazione commessa dalla Golem. 7-4. E ancora Maria Priscilla Schlegel al servizio verso Barbagallo, la fast per Bartolini, ci arriva Moroli, Lanzini poi per l'attacco di Agostinetto, difeso dalla Golem che attacca poi con il posto 4 di Mami Uciseto. Spinello, ancora una fast, Bartolini stavolta incrocia bene il pallone e trova il meno 2, 7-5. Andiamo a bordo campo, si va a curiosare anche quanto riguarda i risultati delle altre squadre. L'attenzione in questa fase va anche ai risultati delle dirette concorrenti, mentre Fiorio trova un grande attacco sulla lungolinea che restituisce al Barricalla il più 3, 8-5. Next. Lilliput, settimo torinese, ha iniziato la sua carriera. Fiorio, tanto Spinello di seconda, ha provato a sorprendere Pastorello che però era pronta a difendere su questa soluzione da parte della palleggiatrice della Golem. 9-5, vedremo se dalla panchina dell'Ermea arriverà la chiamata di time out per evitare che Barricalla fugga via dalle prime battute di questo secondo set. Cercato in posto 4 Melli, poi Fiorio, murata Bartolini, ancora presente in questo fondamentale. 9-6, Cristina Murru. Ogliastrina va in battuta, due errori consecutivi, serve bene qui Fiorio, cerca ancora il lungolinea, Spinello va da Melli, buono l'attacco di Giulia Melli, lavora bene con le mani del muro per il meno 2 Golem, 9-7. Murru, servire verso Fiorio, la pipe per Agostinetto, la palla era abbondantemente out. Agostinetto un po' perplessa ma poi chiede scusa, chiamata qui da parte del primo arbitro, era assolutamente corretta. Ancora Murru in battuta, Morolli ancora gioca la pipe per Agostinetto,
prova a opporsi la giovane classe 2001 dell'Ermea, stavolta non in maniera efficace. Più 2, Barricalla 10-8. Morolli verso Barbagallo, Spinello per nuovo tentativo sul lungolinea di Melli, stavolta difeso, Barricalla ben piazzato, Iannone arriva sul pallone, rimandato dall'altra parte, Barbagallo per l'attacco, quella di Iannone dalla seconda linea, difende Lanzini, c'è Fiorio Murata, da Jenny Barazza per il meno 1, 9-10. Pallone di Spinello, Morolli, Agostinetto, grande attacco sulla diagonale, sempre da posto 4, più 2 con Legno, 11-9. Aurora Poser al servizio. Spinello per Iannone, gran bell'attacco in diagonale per la giocatrice Maddalenina, che tiene lì il Barricalla 11-10 in favore della formazione ospite, che lo ricordiamo è avanti anche per 1-0 nel conto set. Questa è Giulia Melli che si prepara per il servizio. Schlegel trova la stessa Melli. Spinello costruisce per l'attacco di Uciseto. Barazza torna dalla giapponese, ancora diagonale, ma Lanzini era ben piazzata. Può cercare il contrattacco alla golem con Iannone. Lanzini è presente, le proteste di coach Gian Grossi. Spinello va da Melli, difende però il Barricalla, Morolli per Agostinetto, diagonale difesa da Spinello, Barazza da Iannone, Murata tiene vivo la golem, Barbagallo deve mandare dall'altra parte, scambio lunghissimo, Morolli, Schlegel, Spinello c'è, qui prova a spingere questo pallone sulla parallela Uciseto, Barbagallo con un gran tuffo, la pipe ora per Melli, ha provato ad appoggiare il pallone ma ha trovato Pastorello, poi il money out che premia il Barricalla con protagonista ancora Marta Agostinetto per il più 2, 12-10, lunghissimo scambio che allora ha premiato la formazione piemontese. Manda in battuta Valentina Pastorello, molto arrabbiato il tecnico della golem Olbia, lungo conciliabolo con il secondo arbitro, il signor Caretti. Dall'altra parte Marchiaro ne approfitta per parlare proprio con Pastorello, sembra assolutamente in controllo la situazione, si può ripartire. Barricalla con Legno ha ripristinato il più 2, Uciseto male in ricezione, allora più 3, più 3 Barricalla. Pastorello verso Uciseto, poi il primo tempo out però per Jenny Barazza, e arriva il timeout chiamato da coach Pasqualino Giangrossi. Thank you.
14-10, secondo set a servizio da numero 12, Pastorello. Si riparte con Pastorello in battuta verso Barbagallo, bene in ricezione Uccisetto, Murata più 5 Barricalla, 15-10. E Agostinetto ancora a fare la voce grossa, in questo caso a muro. Il servizio smorzato dal nastro, arriva l'ace per Pastorello. Più 6, Barricalla, Cus con legno, cambio in regia per la Golem, l'uscita di Spinello e l'ingresso di Carlotta Simoncini. Uccisetto a ricevere, poi questo gran diagonale, interrompere un po' un momento di difficoltà con Collegno, che aveva toccato anche, che ha toccato qualche istante fa, meglio il più 6, ora leggermente accorciato sull'11-16. Vediamo se riesce a prendere un bel abbrivio la Golem, che però deve incassare. A questo punto firmato Schlegel, restituisce il più 6 al Barricalla. Al servizio della numero 9, guarda Agostinetto. Arriva il fischio che sancisce la ripresa del gioco con Marta Agostinetto. Una battuta morbida su Uccisetto, Iannone di potenza, ma trova 18-11. Solamente la rete. Più 7 Barricalla, 18-11. Ma pian piano costruendo un bottino rassicurante la squadra piemontese, che però primo set ha già subito una veemente rimonta della Golem. Dal più 7 fino a terminare sotto. Ci riprova qui Uccisetto. Si arriva Schlegel con una mano. Poi Melli che tiene vivo Simoncini, riesce a trovare Mami Uccisetto, Lanzini per il miracolo. Miracolo soprattutto poi di Agostinetto, a dire il vero. Simoncini ancora per il lungolinea vincente di Mami Uccisetto, che cerca di tenere viva la Golem in questo secondo set, 18-12. Al servizio Mariana Iannone. Iannone prova Schlegel, che poi va per attacco da posto 4. Bartolini spinge il pallone, trova però Gobbo. Allora che diagonale per Marta Agostinetto, impreparata Iannone. 19-17, grande lucidità per il Barricalla in questa fase. Barricalla che riesce a tenere lievita distanza la Golem. E ancora Maria Priscilla Schlegel, che andrà in battuta. Golem che vuole assolutamente conquistare i punti in questo ultimo momento stagionale davanti al proprio pubblico, pubblico che ha sostenuto momenti di grande difficoltà nel corso della stagione, momenti di difficoltà che sono arrivati soprattutto tra dicembre e gennaio, con 10 sconfitte consecutive. Una crisi di risultati che sembrava non avere fine, crisi risolta, ora manca veramente poco al traguardo della salvezza. Intanto è ancora Mami Uccisetto a tenere aggrappata la Golem questo secondo set. Trovato un altro grande lungolinea qui, situazione abbastanza confusa con la Golem che prova a costruire un attacco. Iannone però è costretta a offrire la free ball di seconda. Morolli, grande lucidità anche per lei. Sorpresa la Golem.
soluzione improvvisa. Allora anche qui siamo sul 20-13, in quel caso coach Giangrossi andò a chiamare il time out. Qui la fast di Benedetta Bartolini trova una felice conclusione. 20-14, nuovamente spazio per Cristina Murru, che va a prendersi il pallone per la battuta. A colloquio con coach Giangrossi invece Benedetta Bartolini deve cercare ancora una volta un grande sforzo per risalire dal meno 6. Pallone di Murru verso Schlegel, Morolli, la seconda linea, il pallonetto di Agostinetto. Iannone riesce a mantenere vivo il pallone. Simoncini, la free ball, poi l'attacco in fast di Pastorello. Il muro della Golem che funziona bene. Fiorio non riesce a sorprendere Uccisetto, poi Murru che tiene vivo per la Golem. Melli, il pallonetto da posto 4, c'è però Agostinetto dalla seconda linea. Schlegel, Uccisetto con il tuffo. Fiorio lavora per Agostinetto, Uccisetto di seconda, Simoncini, il pallone però non ha toccato terra. Allora Fiorio va avanti, Murru, poi Melli, una bomba da posto 4, Marcello Anzini. Fiorio diagonale, chiedo scusa, sulla lungolinea ha cercato la soluzione. Ancora scambio infinito con Fiorio, attacco out. Non è così secondo il primo arbitro, perché c'è stato il tocco del muro. E allora 21-14. Non fortunatissima la Golem in questo scambio, dopo aver cercato di dare davvero tutto. Partita combattutissima, secondo set allo stesso modo combattuto, nonostante il netto divario nel punteggio a questo punto sul più 8. Barricalla, 21-14. Morolli verso Barbagallo, Spinello da Melli, Murata out però. E allora c'è ancora vita, speranza per l'Ermea, impegnata nel tentativo di rimettere in discussione questo secondo set. Simoncini verso Schlegel, primo tempo vincente di Pastorello, stavolta con legno, non sembra dare spazio alla Golem, non permette agli avversari di ritrovare fiducia, a differenza di quanto era successo nel corso del primo game qui al Palalto Gusto. Ancora Barbagallo in ricezione, Simoncini, lungolinea out di Medli. 23-15, non ha avuto esitazioni il primo arbitro. Time out Giangrossi, quando la situazione sembra veramente molto molto difficile in questo secondo set. Ripreso il gioco, Pastorello ancora a mettere a terra il punto. È un punto pesante perché vale la palla set. Ora al Barricalla Cus Collegno, in maniera autoritaria si sta imponendo. Un primo set equilibratissimo e combattutissimo, stavolta senza discussioni. Affermazione delle piemontesi, anche se Giulia Melli non vuole arrendersi, e arriva il ritorno in campo di Claudia Provaroni. Manca
spazialmente da inizio campionato, provato a dare il suo contributo anche fuori dal campo, ed è sempre stato al fianco della squadra, testimone di tutto questo lungo cammino. L'applauso del pubblico e anche dello staff Barricalla Cusco Legno, in maniera molto sportiva a fondo campo. Il pallone di Provaroni out, e allora cala il sipario anche sul secondo set, porta sul 2-0 nel conto il Barricalla. Stavolta, come dicevamo qualche istante fa, senza discussioni l'affermazione nelle piemontesi, ora a un passo dalla conquista dell'intera posta in palio. Ancora spazio per qualche comunicato commerciale, poi nuovamente in diretta dal Palalto Gusto. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Si torna a giocare sul Taraflex del Palalto Gusto con il Barricalla Cus Collegno, avanti per 2-0 nel conto set, 25-16 il risultato del secondo. La Golem chiamata a una reazione, ora un lungo scambio con il primo tempo cercato da Jenny Barazza, dalla seconda linea Schlegel, Murata, Morolli, va da Poser e che muro, Jenny Barazza mette a terra il primo punto del terzo set per la Golem Olbia, mentre andrà in battuta Giulia Melli. A questo punto possiamo anche andare a vedere per i tessoni i risultati dagli altri cambi. C'è stato un prologo ieri sera, come preannunciato, la vittoria di Perugia per 3-0 contro Caserta, 25-19, 25-19, 25-23. Un risultato che interessa molto da vicino la Golem Olbia è quello della Sigel Marsala, che ha perso nettamente per 3-0 contro la capolista Ubi Banca San Bernardo Cuneo, 25-13, 25-13, 25-13, come nelle attese, storia senza discussioni per le piemontesi. Per il resto Trentino è avanti per 2-0,
sulla Conad Olimpia Teodora Ravenna, sempre 2-0 il punteggio in favore della Savallese Millennium Brescia sulle sorelle Ramonda Ipag Montecchio. Formazione al tie break, risultato a sorpresa questo per Baronissi su Mondovì e poi 1-1 nel conto tra Zambelli Orvieto e Club Italia Crai. Questo il quadro dunque agli altri campi. Bisognerà poi fare i conti quanto riguarda i giochi salvezza. Intanto grande attacco dalla seconda linea per Giulia Melli, 3-2 Golem. Vuole far suo questo terzo set per sfruttare, come avete sentito, anche magari i risultati dagli altri campi e migliorare la propria classifica. Bell'attacco in diagonale tanto per Marta Agostinetto. A servizio con il numero 9 Marta Agostinetto. Arriva il pallone di Agostinetto verso Iannone, Spinello, Fast, Bartolini, ma c'era l'invasione. E allora Collegno si porta avanti sul 4-3. Azione invalidata. A servizio il numero 9, Agostinetto. E ancora Marta Agostinetto, per l'esperienza anche Rovigo e Castellana Grotte, nuovamente Melli con l'attacco alla seconda linea, sotto l'invasione e di Collegno. E allora le squadre sono ancora in parità a quota 4, stavolta con Mami Uciseto. In battuta è stata strepitosa davvero in alcuni frangenti anche di questa partita, finora abbastanza sfortunata per la Golem. È stata senza dubbio la migliore, assieme però a Benedetta Bartolini, anche lei vari momenti molto molto importanti. Qui regala questo muro vincente il vantaggio alla Golem sul 5-4. Uciseto, poi Morolli che va da Schlegel, c'è Barbagallo che tiene Bartolini, l'attacco in fast ben congeniato con Natascia Spinello, più due Golem per la prima volta dopo lunghissimo tempo in questa partita, due punticini di divario. Arriva l'errore al servizio, uno dei pochissimi errori di Uciseto in questa partita. Permane la situazione di equilibrio con Maria Priscilla Schlegel che andrà in battuta verso Iannone. Uciseto vuole l'attacco di Melli, la bomba in diagonale difesa da Fiorio. Bartolini tiene vivo, Barbagallo torna da Melli, stavolta cambia totalmente soluzione, si affida al pallonetto dietro il muro, trova il varco giusto, 7-5 Ermea nuovamente sul più 2. Il servizio verrà affidato ora a Cristina Murru. Verso Lanzini, bene in ricezione, poi Agostinetto, un'altra palla violentissima uscita dal suo braccio destro. Non riesce a opporsi la Golem in maniera efficace. Ritrova il meno uno, barricalla Cus Collegno. Daniela Gobbo è andata in battuta, Uciseto in ricezione, Melli da posto 4 sceglie il lungo linea, tenuto vivo Collegno, è arrivato poi l'attacco out, anche qui scelta discutibile da parte del primo arbitro, attacco out di Fiorio, 8-6, stavolta è la Golem a mantenere la testa nel punteggio in questo terzo set.
pallone di Spinello. Fiorio ci arriva dalla seconda linea, potentissimo l'attacco ancora di Schlegel, muro out, 7-8. 8-7 Golem. Vantaggio per la Golem. Ora di un solo punto la palleggiatrice ospite Morolli. Il suo servizio a cercare Barbagallo, Spinello da Iannone in posto 4, lungo linea difeso da Morolli, Lanzini va da Agostinetto, trova Alice Barbagallo, Iannone prova a incrociare questo pallone trovando però Lanzini. Allora Spinello verso Giuliamelli, trova bell'attacco sulla lungolinea per 9-7 Golem. A questo punto prova ad accelerare Giuliamelli. Giuliamelli sulla rete, però allora non riesce a trovare quel pizzico di continuità in più l'Ermea. Uciseto, posto 4, muro a smorzare il suo attacco. Schlegel cercato il pallonetto, ora Uciseto, diagonale vincente per Mami Uciseto, tutti in piedi per questo attacco di Uciseto, che all'interno di un pomeriggio fin qui non felicissimo della Golem regala degli sprazzi di volley di altissimo livello, veramente. E chissà il presidente Gianni Sarti non riesca a fare un regalo a tutti gli appassionati sardi nel riuscire a trattenerla a Olbia magari anche per la prossima stagione. Mentre ha risposto subito Maria Schlegel, 10-9, punto a punto che prosegue tra le due squadre. Valentina Pastorello al servizio per Collegno verso Uciseto in ricezione. Uciseto ancora per il più 2 Golem, sempre da posto 4, trova l'angolo giusto, quello che permette di mettere a terra il punto numero 11 in questo terzo set. Servizio di Iannone verso Lanzini, Morolli, poi l'attacco di Agostinetto, gran lavoro di Barbagallo per contenere questo pallone. Schlegel, una bomba anche per Maria Schlegel sulla diagonale, 11-10, equilibrio persistente ancora tra Ole Morbia e Barricalla Cuscollegno in questa fase del terzo set, dopo che il secondo non aveva avuto alcun tipo di storia con formazione di Collegno per 25-16. Oltre a Uciseto c'è un'altra protagonista in casa Ermea ed è Benedetta Bartolini, che piazza questo pallone in posto 6 per il più 2, 12-10. Arriverà a breve intanto il momento di Agnese Cecconello, che riceve le ultime istruzioni da parte di coach Gian Grossi. Incrocia molto bene Marta Agostinetto, che è stata principale protagonista in assoluto in casa Collegno. Schlegel, Barbagallo non benissimo stavolta, Melli spinge questo pallone inseguito da Lanzini, offerta la free ball, lavora la Golem di seconda, Spinello mette a terra il punto. Ermea ha la sensazione di essersi un po' sciolta in questa fase, di aver ritrovato quella sicurezza che aveva contraddistinta nelle ultime quattro uscite interne, tutte culminate con una vittoria. Arriva il momento di Agnese Cecconello, un po' di respiro per Jenny Barazza, che rientra dopo un momento non semplice dal punto di vista fisico, essere stata tormentata per alcune settimane da un problema alla schiena.
13-11 in favore della Golem. Altro piglio in questo terzo set. Situazione apertissima. Squadre ancora sostanzialmente in equilibrio, dunque strada verso la vittoria in questo game è ancora molto molto lunga. Il pallone di Cristina Murru verso Schlegel. Fermea costruisce questo attacco affidandosi a Melli che piazza il pallone. La grande attaccante qual è? Più 3, 14-11. E arriva il time out per coach Marchiaro. Si torna a giocare con il servizio sulla rete di Cristina Murru, è il terzo errore in battuta della sua partita. La situazione che permette al Barricalla di provare a ritrovare un po' di energia. Daniela Gobbo, il suo pallone verso Mami Uciseto, ancora ha cercato di sorprendere gli avversari di seconda spinello, stavolta non c'è riuscita, ha incrociato bene ancora Melli, prende però il pallone con legno, monster block per Giulia Melli a restituire il più 3 all'Ermea, 15-12. Questo attacco di Agostinetto si è stampato sulle mani della giocatrice, anche lei ex Volleyro Casal de Pazzi, oltre che Filottrano in Serie A1. Spinello, questo servizio poggiato verso Pastorello, il pallonetto alla seconda linea, vincente per Marta Agostinetto. Prova veramente da applausi a scena aperta anche per lei. 15-13. Cercheremo al più presto anche di fornirvi qualche dato statistico relativo solo alla sua partita. Morolli intanto va a cercare Fiorio, ma c'è il muro ancora. Giulia Melli per il 16-13. Al servizio Giulia Melli. Pallone smorzato dal nastro, ci arriva Lanzini, Poser con grande diagonale, 16-14. Ancora un'ora, Poser va a recuperare il pallone per la battuta. Ha iniziato la sua carriera in B2, sempre in Friuli, sua terra di origine. Uciseto, diagonale stretta, difesa da Schlegel. Morolli va dalla spagnola, si arriva a Barbagallo. Spinello vuole ancora il posto 4 di Mami Uciseto e fa bene, perché la nipponica mette a terra il 17° punto di questo terzo set. Rete dei 14 del Barricalla con legno. Formazione che da neopromossa in A2 è resa protagonista di un ottimo percorso fino a questo momento. Cecconello è andato al servizio ed è andato anche a mettere in difficoltà Lanzini, ma ancora Agostinetto con il lungo linea, ovvero chirurgico, meno 2 con legno, 15-17. Valentina Pastorello per
con legno la classe 93, che ha avuto esperienza anche in A1 di Vicenza, è andato a servire su Uciseto, poi Iannone da posto 2 difende in qualche modo con legno, mandato dall'altra parte il pallone, Uciseto, ancora Uciseto, applausi a scena aperta per lei, trascinatrice assoluta della Golem in questa partita ancora aperta. Infatti coach Marchiaro non è pienamente soddisfatto del tentativo di reazione, diciamo così, del Cusse, allora vuole nuovamente parlare con le sue ragazze, mentre la nostra telecamera va a indugiare sul time out dell'Ermea. Casa Collegno cerca di trovare una soluzione agli attacchi di Mami Uciseto, davvero incontenibile. Fino a questo momento il Golem che sta rinunciando in questa fase ancora a Nicolet Sos, questo è un aspetto che va sottolineato, per lei tutt'altro che al meglio dal punto di vista fisico, ci ha provato in avvio di partita, per il momento non è in grado di continuare, vediamo se verrà chiamata in causa da coach Gian Grossi. Nel frattempo è arrivata la diagonale stretta vincente per ora Marta Agostinetto. Va al servizio verso Uciseto, Spinello per la giapponese, fa trovare preparata per Ollanzini, allora il muro di Mami Uciseto, anche a muro, allora trova il modo di salire in cattedra l'ex giocatrice Itachi, rivale in patria. L'Ermea conserva il più 3, 19-16. Pallone di Uciseto, poi di seconda Morolli, ci ha provato l'Ermea, ha messo una pezza e ora si affida al posto 4 di Melli, è andata a cercare in posto 6 Fiori, Schlegel, attacco in diagonale perfetto per Maria Schlegel, tenere a contatto il Barricalla sul 19-17. Barbagallo non benissimo in ricezione, Bartolini con il miracolo e Iannone con il bagger riesce a mandare dall'altra parte, ma sul lungolinea c'è un altro attacco vincente di Aurora Poser, protesta stavolta piuttosto vivaci in casa Ermea. Era un pallone importante, questo perché permesso al Barricalla portarsi sul meno 1, 19-18. Osservavamo una situazione un po' concitata sulla panchina dell'Ermea con il primo allenatore Gian Grossi, che è andato a placare le proteste dello staff. Ace intanto per il Barricalla, e ancora Maria Schlegel stavolta per la parità a quota 19. La schiacciatrice iberica a cercare Iannone, Spinello alza per Melli, poi chiesta ancora l'infrazione, l'Ermea pasticcia perché stava ancora pensando al mancato fischio arbitrale. Collegno che ringrazia, il sorpasso sul 20-19. Spesso la Golem in questa stagione non è stata fortunata dal punto di vista delle chiamate arbitrali, l'hanno punita a volte in momenti
cruciani delle partite. Andando a girare un po' l'inerzia, incontri che potevano avere esito diverso. Sembrano avere, a nostro modesto avviso, diritto di cittadinanza, pieno diritto di cittadinanza, le proteste della squadra olbiese. Viene comandata intanto la ripresa del gioco con Collegno, che a questo punto può sfruttare questa fase un po' di nervosismo, una formazione di casa, per produrre l'allungo da tre punti. Iannone in ricezione, Melli da posto 4, Murata tiene vivo Iannone, c'è Bartolini, Melli ci riprova, ricostruisce Collegno con il primo tempo vincente di Gobbo. Attenzione, perché c'è un momento di difficoltà evidente, infatti Giangrossi interviene subito. Golem che sembrava in grado di riaprire e di accorciare nel conto set sul 2-1, poi due fischi arbitrali piuttosto controversi hanno permesso a Collegno di sorpassare. È ora di prendere piena padronanza psicologica della partita. 21-19. E le piemontesi, un passo dalla affermazione piena. Schlegel verso Barbagallo in ricezione, Spinello, fast per Bartolini, lavora bene Agostinetto, poi il pallonetto che trova pronta Iannone, ancora una fast stavolta vincente per Benedetta Bartolini, che accorcia sul meno 1, 21-20 in favore del Barricalla Cus. Collegno, era stata in precedenza una parentesi per la palleggiatrice Curru, ora è tornata a Morolli. Curru in battuta verso Schlegel, l'attacco di Poser, ci ha provato il tuffo Cristina Murru, non è riuscita però a difendere questo pallone. 22-20. Fase decisiva del terzo set, Iannone in ricezione, ancora una fast, stavolta c'è Conello protagonista, trova l'attacco del 22-21. Time out chiamato da Giangrossi è stato provvidenziale per permettere a Collegno di prendere piena padronanza dell'incontro. Incontro ancora aperto, la pipe intanto per Agostinetto, money out 23-21. Mentre per qualche difetto sul sito ufficiale della Lega Volley purtroppo non siamo in grado di offrirvi le statistiche, le produzioni delle singole giocatrici, vedremo poi se sarà possibile più avanti. Intanto seguiamo questo scambio con il buon lavoro di Barbagallo. Iannone spinge questo pallone difeso da Morolli, scambio va avanti Uccisetto, poi il primo tempo c'è Conello, trova pronta Schlegel, poi spinge il pallone, attacco vincente per Fiorio. 24-21, palla match allora tra le mani del Barricalla Cus Collegno. Time out Golem Olbia per giocare le residue chance, ma ormai sembra impresa titanica. Quella di riuscire a rimettere un po' le cose a posto. Thank you.
si riprende a giocare. Vediamo se la Golem ha le forze per mantenere giochi aperti. Barbagallo in ricezione, c'è Conello, ha trovato il pallonetto, la pipe per Schlegel, difende Uciseto, Spinello gioca la pipe a sua volta per la nipponica, Lanzini per Agostinetto, il muro di Agnese, c'è Conello, la giocatrice triestina allora permette alla Golem di prolungare questa partita. Annullata la prima palla match di Collegno, punteggio sul 24-22. Melli in battuta verso Schlegel, bene in ricezione Morolli, primo tempo murato, 24-23, la Golem porta questo set ai vantaggi. Ancora una volta buona la reazione dopo il time out. Vediamo se riesce stavolta il sorpasso. Melli verso Lanzini, Morolli per l'attacco di Poser, lungo linea, difeso bene da Barbagallo. Allora da posto 4 Uciseto con Collegno che riesce a mandare dall'altra parte. Melli, Spinello, il primo tempo di Agnese, c'è Conello che fa esplodere il pubblico del Pala Alto Gusto. Situazione sul 24 pari. Allora i vantaggi anche questo set, così come era stato il primo. Melli al servizio, Morolli poi per il pallonetto vincente di Cristina Fiorio, salita di colpi in questi scambi decisivi nel terzo set. E ancora una palla match per il Barricalla Cus Collegno, c'è spazio per Eleonora Caboni. Aurora Poser in battuta. Collegno vuole chiuderla qui. Servizio verso Barbagallo, Uciseto, trova Lanzini sulla sua strada, Morolli per questo pallone a Schlegel, c'è Caboni, Uciseto, murata, tiene vivo ancora Eleonora Caboni, si torna da Uciseto per la terza volta, ma Lanzini va a chiudere quell'angolo, poi arriva Marta Agostinetto a chiudere i giochi. Affermazione del Barricalla Cus Collegno per 3-7-0 qui al Pala Alto Gusto di Olbia. Non è riuscita la rimonta nella parte finale di questa frazione alla squadra olbiese, comunque non porta a casa dei punti, interrompe quella striscia positiva interna che durava da oltre un mese. Complimenti al Barricalla per questa ottima prestazione, in particolare a Marta Agostinetto, davvero grande protagonista, miglior giocatrice indiscussa questo pomeriggio al Pala Alto Gusto. Pomeriggio di volley che pure ci ha regalato degli sprazzi davvero incantevoli di gioco da parte di Mami Uciseto. Questi sono i convenevoli rituali di fine partita, i saluti nelle due squadre. Golem che, ricordiamo, nella fase chiave del terzo set è stata anche un po' sfortunata dal punto di vista arbitrale, con alcune chiamate un po' dubbie che non l'hanno certo aiutata. E ci piace anche offrirvi questo applauso del pubblico di Olbia al Barricalla Cus Collegno, che dal canto proprio risponde applaudendo allo stesso modo. Ora saluti anche al pubblico, perché questa era l'ultima gara interna della Golem che chiuderà il proprio campionato dopo il turno di riposo in quel di Cuneo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.